Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana. Benvenuti al Konami Youth Development Center. Torna l'appuntamento con la Coppa Italia Primavera. Lo fa con i quarti di finale in gara secca. Si affrontano Inter e Sampdoria. Parte Ilev con il destro. La palla non si abbassa abbastanza, però. Non inquadra lo specchio. Nicola Ilev. Sfida Savio. Tocco sulla corsa di Ilev che entra in area. Ilev sterzata. Ilev va con l'esterno in mezzo. E la palla finisce dentro dopo il tocco di Curatolo che sblocca la partita. 1-0 Inter. Secondo gol consecutivo per Dennis Curatolo che sale a 4 in stagione. Martini largo da Owusu. Prova a chiudere l'1-2 dentro per Martini. Martini in mezzo. Viene murato il suo tentativo. Non una gran palla di ritorno quella di Martini. Ma rimane viva l'azione dell'Inter. Ilev prova il cross, respinto ancora fuori, arriva al volo Zanotti, ci mette il piede Curatolo che non inquadra lo specchio. Palla in profondità per Zanotti che prova ad andare sul fondo. Zanotti in area, Zanotti prova a fare tutto da solo. Zanotti con l'esterno, palla per Pelamatti che viene anticipato sulla riga, arriva al volo Stankovic. Ma che gol ha fatto Aleksandar Stankovic! Raddoppia l'Inter col suo capitano. Tocco dentro per Paoletti. Larghi da Savio, c'è spazio per andare. Chiama palla Chilafi, pallone in mezzo. Il destro al volo di Montevago. Che va fuori di pochissimo. Che giocata di Montevago. Uno contro uno su Savio. Si accentra Ilev. Ilev calcia in porta. Trovando i guantoni di Scardigno. Prova il contropiede dell'Inter. Con Ilev, accompagno Owusu. 3 contro 2, arrivano 4. Fontanarosa e Di Maggio. Il tocco dentro per Owusu in area. Owusu murato da Scardigno. Cross dalla tre quarti a cercare Chilafi che va al volo in mezzo con una grande palla. La Samp torna in partita con il gol di Montevago. Di mezzo allo svantaggio la squadra di Tufano. C'è da difendersi e magari provare a colpire. Ecco perché bisognava fare magari il terzo gol con Owusu quando c'era la possibilità. Ma siamo già dall'altra parte. Sar! Che girate, che parata di Scardigno. All'improvviso Magda Sar. Sfidato Segovia, va via Zanotti in area, Zanotti tocco dentro Di Maggio, Scardigno, poi ancora Di Maggio e ancora Scardigno. Incredibile doppia occasione. Eccolo il pallone di Miliardi direttamente sul secondo palo, Tanda. Grazie all'Inter. Kamate viene fermato bene da Malagrida, ma era l'ultima azione della partita. Vince l'Inter 2-1 e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia Primavera.